Scegliere bene la scuola superiore è possibile. In che modo? Non esiste una formula magica, ma esiste un metodo corretto. Questo per evitare di effettuare delle scelte improvvisate, a volte anche attraversando dei momenti di confusione. Questi aiutano a raccogliere le giuste informazioni e a rifocalizzarsi meglio sulla scelta. È una scelta importante. Bisogna darsi quindi del tempo per raccogliere tutte le informazioni utili e fondamentali per capire innanzitutto che cosa mi caratterizza, quindi quali sono i miei interessi, quali sono le mie capacità, le mie attitudini, quindi quello che mi piace e quello in cui riesco bene. Oltre a questo anche il mio modo di studiare e quindi l'atteggiamento nei confronti dello studio e le mie motivazioni. Una volta approfondita bene tutta quest'area della conoscenza di sé, si individuano una, due oppure tre alternative di scelta, e rispetto a queste bisogna raccogliere tutte le informazioni utili per capire che cosa è più adeguato alle nostre caratteristiche personali. E quindi rispetto alle mie ipotesi capire quali sono gli indirizzi di studi che si sposano bene a chi sono io, i programmi di studio, le materie di studio che dovrò affrontare, gli sbocchi anche dopo determinati percorsi. Attraverso i siti delle scuole, dove si trovano tutte le informazioni che servono per capire meglio di che cosa si tratta, attraverso gli open day oppure i saloni dell'orientamento. Esistono anche delle guide cartacee su cui raccogliere tutto ciò che serve. Ecco, importanti i momenti degli open day, dei saloni dell'orientamento, perché questi ci permettono di passare da un piano ideale rispetto alle fantasie che i ragazzi hanno verso la scuola superiore a un piano di realtà e quindi capire concretamente di che cosa si tratta. Allora, se riusciamo ad approfondire bene tutte quest'area, allora siamo in grado di arrivare a una scelta che sia spontanea e naturale.